Continua il nostro viaggio alla scoperta dei santuari. Oggi siamo ancora a Forlì, abbiamo lasciato il centro storico e siamo nella prima periferia per conoscere il santuario di Fornò. Per raggiungerlo percorriamo un lungo viale alberato. E dall'esterno del santuario di Fornò troviamo il suo rettore, Don Mauro Ballestra. Ciao Don Mauro e grazie dell'accoglienza. Ciao Simona, grazie di essere venuti qua. E allora partiamo subito dalla storia di questo santuario. La storia comincia da molto lontano e anche nei secoli, dalla città di Durazzo, dove si imbarcò probabilmente un monaco sfuggente dai turchi che invadevano l'Albania. E si trovò qui, non si sa come mai, perché nella città di Forlì, e dalla città di Forlì fondò questo santuario nel 1450. Era certamente un uomo di grande cultura, di grande fede e insieme anche di grande levatura morale. Pietro Bianco da Durazzo, bianco perché vestiva l'abito bianco. Ancora oggi, Don Mauro, questa è una zona di Forlì rimasta abbastanza rurale, comunque periferica. Immaginiamo che al tempo del fondatore in pratica ci fosse solo il santuario. Sì, era una foresta, anche questo è dentro il mistero di questo santuario. Poi c'è da dire questa forma particolarissima che già si vede dall'esterno, una forma circolare, entrando vedremo è a doppio cerchio e questo è... rende questo santuario unico nell'Europa del Nord. Un santuario dedicato alla Vergine che non a caso ci accoglie appena arriviamo. Appena arriviamo è qui, aperta a tutti, ha accolto tutti, oggi accoglie chi ha perduto la strada nella sua vita e che le vuole ritrovare. E allora entriamo? Certo! Possiamo vedere sullo stipite l'età del santuario, 1450, Pietro Bianco da Durazzo, quindi è una scritta certa, sicura. E possiamo trovare anche il suo sarcofago dove ci sono i due simboli per lui fondamentali, quello di San Bernardino da Siena, il sole con Gesù Salvatore degli uomini e Maria Regina, a cui è dedicato questo santuario. Nella cerchio esterno ci sono quattro altari, Sant'Agostino alla cattedra in uno, la Dormizione e la Morte di San Giuseppe, Maria e le sue sorelle, la sua famiglia, diciamo così, e forse sicuramente la più bella e la più significativa, l'Annunciazione. L'Annunciazione con sotto il battistero, non a caso, perché mentre l'Annunciazione è Dio che si fa uomo, nel battistero è l'uomo che diventa Dio. Il fondatore che è anche presente su un bassorilievo, tra l'altro con una postura particolare. Certo, il bassorilievo della Trinità di Duccio da Boninsegna, in cui il padre e il figlio sono giovani, tutti e due, lo Spirito Santo, e lì inginocchiato Pietro Bianco da Durazzo con le mani messe a braccia conserte come segno di arresa, tipico dell'Oriente, mi arrendo all'amore di Dio. Con queste braccia conserte e anche sotto l'immagine della Vergine Maria, siamo un po' di fronte a colei che accoglie ogni pellegrino e ogni visitatore. Certo, è la padrona di casa, è questo dono che quest'uomo ha fatto in aperta campagna di lasciarci la Madonna come accogliente. Questa immagine che è particolarissima, che è come il santuario perché c'è un lato esterno, come il cerchio esterno, un cerchio più interno con Cristo, ma se guardiamo questo Cristo è un Gesù tutto adulto, non solo nel corpo ma anche nel volto. E dicono tutti gli studiosi, non ce n'è uno al mondo così.
questo santuario è di una bellezza estrema, certamente, anche così, è di una bellezza però ferita, nel senso che ha bisogno di cura. Noi per ora l'abbiamo reso un po' funzionale facendo qualche lavoretto, così, ma vorremmo salvarlo e per ridarlo a tutti. Noi abbiamo detto, io dico sempre, noi abbiamo la grande carità al mondo, da dare al mondo, di restituire questa antica bellezza al santuario di Fornò, perché, come diceva Dostoevsky, ed è una profezia, la bellezza salverà il mondo, ed è davvero così. Devo dire che guardando questa immagine di Maria, un po' in quel ventre potremmo metterci tutta la nostra umanità. In fondo c'è una bellezza ferita, certo. Oggi c'è anche un'umanità profondamente ferita. Certo, proprio anche perché questa carità che noi vogliamo, che noi chiediamo, è proprio una carità di bellezza, ma diventa, e per questo noi abbiamo fondato un'associazione Amici del Santuario di Fornò. Ma poi c'è anche una carità realmente, radicalmente vissuta di questa, della Madonna che accoglie chi, come ho detto, ha perso la strada e deve recuperare la strada di casa. Don Mauro, qual è il legame dei forlivesi con la Madonna del Santuario di Fornò? Ma il legame più, diciamo, più pieno, più totale, il giorno proprio dei giorni, è la festa di questa, di questo santuario, che è il 15 agosto, viene il vescovo locale e c'è una grossissima partecipazione di popolo. Tu oggi sei il custode di questo santuario, cosa speri possa anche rappresentare in questa sua forma circolare, in questo luogo un po' ameno, un po' periferico, con questa immagine della Vergine così particolare e densa di significato? Io ho provato questa circolarità come essere circondato dall'amore di Dio. Questo Dio che ti circonda, ti abbraccia, ti accoglie, ti avvolge. La Madonna che ti avvolge col suo amore per dirti vai avanti, una speranza c'è. E pensiamo anche, io penso molto ai miei ragazzi, ai più piccoli, una speranza c'è. Don Mauro, grazie per averci fatto sentire parte di questo abbraccio, grazie per averci raccontato la bella storia del santuario di Fornò. Grazie a voi e noi siamo sempre aperti.